Prima Linea, un programma che vede protagonisti uomini e donne impegnati tutti i giorni ad affrontare e risolvere i più svariati problemi, ma anche attenti a cogliere le opportunità, sfruttandole per il bene comune. Personaggi che ricoprono incarichi di responsabilità in ambito pubblico e privato. Uomini e donne in prima linea. Un format che prevede 10 puntate a stagione, con un fortissimo appeal verso i telespettatori. Prima linea. Dia un voto alla sua esperienza amministrativa. 7. Perché? Perché per arrivare, diciamo, all'idea di quello che ho in testa, secondo me bisogna completare i 5 anni nel miglior modo possibile. Oggi siamo, diciamo, a un quarto del percorso e credo che questa amministrazione comunale, con tutte le difficoltà del momento, stia affrontando tutte le problematiche che si presentano nel modo migliore possibile. Se guarda indietro, c'è un errore del quale si è pentito? No. No, perché tutto quello che ho fatto comunque mi è servito a capire come funziona la pubblica amministrazione. Non è stato un passo indietro, è stato un passo avanti, perché poi, quando mi sono ritrovato sindaco, mi è servito per capire tante cose. Qual è l'atto politico che vorrebbe mettere in pratica e ancora non le è riuscito e perché? L'atto politico che vorrei mettere in pratica sarebbe quello di creare una macchina che effettivamente funzionasse come un'azienda, come un'impresa, ma a tutti i livelli, anche a livello tecnologico. Questo oggi purtroppo diventa impossibile. È quasi irrealizzabile, perché i fondi e le risorse a disposizione dei comuni sono sempre minori e anzi quasi a zero. Nella sua esperienza politica si è mai pentito di qualcosa? In alcuni momenti di aver avuto poco coraggio. Come si è avvicinato alla politica? Ah, io mi sono avvicinato nella politica, come è successo a tanti della mia età, forgiandomi nelle sezioni. Io a 16 anni faccio la prima esperienza politica come iscritto del Partito Socialista, ne sono diventato segretario organizzativo, militato sino al 92 nel Partito Socialista, raggiungendo anche bei traguardi, belle esperienze. Ho maturato tanto, perché prima la politica si faceva nelle sezioni, cosa che oggi purtroppo non c'è più. Oggi la politica si fa a chiacchiere. Prima si combatteva nelle sezioni, si capivano i problemi, si affrontavano, si discutevano e si cercava di risolverli tutti assieme. Oggi no, oggi è una guerra sulla guerra, una guerra fra poveri che non serve a nessuno. Cosa ha pensato quando le hanno proposto la candidatura a sindaco? Ah, diciamo che è stata un po' una liberazione, no? Ma non la liberazione nel senso negativo, positivo, perché comunque dentro di me è un sogno che ho seguito da quando ho fatto la prima tessera del Partito Socialista. Torniamo indietro alla sua campagna elettorale. Quando ha pensato che ce l'avrebbe fatta? Subito. Subito, perché allora, la matematica non è un'opinione. Su 5.400 voti circa che ci sono validi, che possono esserci in questo comune, diciamo che aver fatto 4 liste sicuramente avvantaggiava la lista che usciva. E noi partevamo da un bacino di voti che nessuno poteva raggiungere. Alla fine, infatti, mi ha dato ragione. Quindi non c'è mai stato un motivo nel quale ha pensato no, non ce la faccio? No, io ho sempre pensato che ci saremmo giocata sino alla fine, sì, perché con 4 liste potevo pensare che i voti sarebbero stati un po' risicati, invece no, quei 300-400 voti che avevo messo di scarto poi sono presentati tutti, proprio per effetto del fatto che 4 liste andavano a vantaggiare la lista uscente. Cosa sa fare oggi che per esempio non sapeva fare 5 anni fa? Beh, sicuramente avere più coraggio nel prendere decisioni dovute anche al ruolo, che prima magari non prendevi, vedevi a prendere da altri. Sei consapevole che devi mettere più coraggio, però non ti deve mai abbandonare né l'umiltà e né il raziocinio quando adotti delle decisioni, perché comunque stiamo amministrando un paese.
6.300 anime, ognuno ha i suoi problemi. Allora sì, avere più coraggio sì, però sempre con raziocinio dovuto. Qual è stata la situazione più complicata che finora ha dovuto affrontare da sindaco? La parte più difficile del mio mandato fino ad oggi è stata quella di dovermi scontrare con una realtà che non conoscevo a fondo. Io dal primo giorno, la prima settimana che sono diventato sindaco, ho cominciato a ricevere lettere anonime. Sì, ho ricevuto tante, a livello personale, a livello familiare. Dopodiché il tutto è scaturito con un attentato. E poi è stato messo un ordigno sull'auto. E ancora oggi non me ne capisco le ragioni, perciò la parte più difficile è stata quella di superare quel momento, ma non perché io non sia coraggioso, neanche probabilmente chi ha compiuto questi gesti non mi conosceva a fondo, non ha capito di che pasta sono fatto io. Quello che mi dispiace è che quando hai figli e comunque hai una famiglia, poi sai, non sai mai dove inizia e dove finisce. Allora, ecco, quello che io mi auguro è che quello che io continuo a volere, che fare il sindaco e comunque l'amministratore del mio paese, un domani per gesti scellerati non tocchi qualcuno che davvero, se ne ad oggi è rimasta una minaccia, che non vadano avanti, ecco. Però niente, io ho detto che da qui andrò via solo con i piedi davanti, non sarà un attentato, non sarà niente a farmi fare marcia indietro, questo poco ma è sicuro. Io sono stato eletto in maniera democratica per amministrare questo paese, è una cosa che sento mia perché lo faccio con tutte le mie forze, e non sarà nessuno a dirmi, se non il cittadino, a dirmi che devo tornare a casa. Per il resto posso solo ringraziare i miei colleghi, tutte le persone che mi circondano. È una giunta e anche un'amministrazione comunale fatta da giovani che in certi momenti sono stati più forti di me, perché mi hanno fatto capire che alla fin fine non ero solo. Alleggeriamo un po' la situazione. Il momento più simpatico invece vissuto da sindaco? Allora, il momento più simpatico, devo dire, è vedere, se lo possiamo chiamare simpatico, però diciamo, la cosa più bella è vedere un paese che mese dopo mese si trasforma. Cioè tutto il veleno della campagna elettorale l'ho visto trasformarsi. Oggi c'è un ambiente sereno, tranquillo, la gente ti ferma per strada, parla con te, senza paura, senza timori. E diciamo che assieme stiamo costruendo anche un po' il futuro di questo paese. Questa è la cosa più bella, ecco. Vedere che nel giro di un anno e mezzo, si è passati da una struttura che sembrava un po' un castello inespugnabile a un castello aperto, dove ognuno può venire a portare le sue idee e le mettiamo in pratica assieme. Ecco, questa è stata la cosa più bella che ho notato. Ha parlato del dialogo con i cittadini. Qual è la domanda alla quale si sta trovando più spesso a dover rispondere da quando è diventato sindaco? Guarda, il problema principale purtroppo è legato, perché io sono anche assessore ai servizi sociali, perciò la cosa più difficile oggi è dare risposte a tante persone che non sanno più come fare, che non arrivano a fine mese e che vivono a carico ancora chi ce li ha. Genitori che magari sono pensionati e magari riescono a fine mese a dare qualcosa ai figli. Ecco, la cosa più difficile è vedere davanti a me persone che piangono. Io tutti i giorni vedo delle persone, ma anche mamme, ragazze e madri che si trovano con dei figli, padri di famiglia che arrivati a 70 anni vengono qui a piangere, che umiliati, ma non umiliati, umiliati per quello che la politica sta facendo. Perché la politica non sta facendo nulla per venire incontro a chi sta male davvero. Cioè qui tutti stanno pensando che magari a marzo si vota, tutti stanno pensando a rinnovare i circoli politici, però quello che manca davvero è un contatto fra la politica e davvero la base del paese, che sta morendo di fame, che sta male. Perciò la domanda ricorrente è quella di richieste di aiuto, e devo dire che per come è strutturato questo comune, devo dire molto bene, da quel lato lì possiamo essere all'avanguardia. Questo devo dire, che noi abbiamo personale, abbiamo dirigenti super qualificati, professionalmente validi, che diciamo che risolvono quasi tutti i problemi. Quanto c'è
dell'uomo Ventura nel sindaco? No. Ventura e quanto il sindaco ha cambiato l'uomo? No. Io penso questo. Penso che se un uomo si fa cambiare da quella, dalla sua investitura, dal ruolo che ricopre, probabilmente il giorno ha smesso di essere un uomo. Almeno quello che si è presentato. Se io dovessi togliermi quelle vesti e pensare in altro modo, non sarei più Massimo Ventura. Perciò io svolgo il mio ruolo facendo riferimento a quelle che sono le mie esperienze di vita, che sono anche pesanti, perciò insomma sono orfano da quando avevo 9 anni, più grande di 4 figli. Un domani, se ce la faccio, dovrò fare un monumento a mia mamma e mia nonna, che con sacrificio, gradino dopo gradino, che hanno lavato, ci hanno permesso comunque di crescere in maniera dignitosa. Magari gli ho dato la soddisfazione di diventare sindaco. Quando è diventato sindaco, che domus Dovas ha trovato e qual è lo stato del paese oggi? Allora, quando io sono diventato sindaco ho trovato un paese molto titubante, molto anche un po' impaurito, se vuoi, no? Per tutte le vicissitudini politiche che poi si sono attraversate negli anni, un po' o sei con me o sei contro di me, no? Fazioni, ognuno fa paura di schierarsi, ti guardi un po' in modo... Poi sai, purtroppo è storia anche un po' questa divisione, giusta, sbagliata, io secondo me è sempre sbagliato, che c'è stata con la Chiesa, litigi, hanno portato il paese alla divisione e quant'altro. Perciò ho trovato un paese molto, ripeto, molto titubante da quell'attore e anche sfiduciato sotto certi aspetti, perché nessuno avrebbe pensato che invece avessi avuto insieme a questa maggioranza la forza di ribaltare le situazioni, perché poi nel tempo siamo riusciti a coinvolgere tutte le associazioni, le abbiamo messe all'interno di un unico pacchetto. Oggi tutte le associazioni, quando c'è una manifestazione, lavorano assieme. Li ho quasi obbligate, però, ma non un obbligo cattivo, facendoli capire che se questo paese vuole crescere, un po' come si dovrebbe fare dagli altre parti, io credo che dagli altre parti comunque funziona. Se noi vogliamo uscire un po' dalle sabbie mobili in cui siamo oggi, probabilmente dobbiamo guardare, perché le responsabilità poi non sono tutte della politica. Io credo che poi noi con il nostro fare ci mettiamo un po' del nostro, no? Perciò il fatto di lavorare tutti assieme ci permette anche di valorizzare quello che noi facciamo, però ci permette anche poi di lavorare tutti assieme per far crescere il paese. Ecco, questo pian piano, perciò aver ricostruito il lavoro, il rapporto con la Chiesa, aver ricostruito un rapporto con le associazioni, aver riunito un attimino, e questo ha contribuito a rasserenare gli animi che erano davvero, in alcuni casi erano anche accesi, perché sai, quando si va a fare le guerre poi si rimane sempre con gli scudi in mano, invece oggi devo dire che ho trovato un paese con gli scudi abbassati, dove tutti, diciamo che fanno un po' l'amore con i fiori, no? Come si tornava negli anni 70 con il davvero, è una bella sensazione. Alla fine del suo mandato, per cosa vorrebbe essere ricordato? Vorrei essere ricordato innanzitutto come sindaco che è riuscito a creare in questo paese le condizioni di sviluppo necessarie alle generazioni future di non partire più e di diventare un po' autosufficienti anche a livello economico. Questo vuol dire creare le condizioni perché si creino posti di lavoro, perché l'economia cresca, perché si viva tutti quanti in un paese più sereno. Lei ricopre cariche politiche dal 2001. Sì. Com'è cambiata la politica in questi 17 anni? È cambiata tanto. Appena diventai assessore la prima volta, ero assessore ai lavori pubblici e non sono, però ricordo che c'era ancora il famoso piano del lavoro. Io ricordo che ogni anno arrivava 1 miliardo e 200 milioni per investimenti. E oggi siamo a una situazione dove rimpiangiamo quei giorni, perché oggi anche per andare a recuperare 5 lire devi occupare una sede regionale, cioè non esiste. Nel giro degli ultimi 5 anni
Il nostro bilancio si è impoverito di quasi 600.000 euro dai tagli regionali e governativi. In questi anni lei politicamente ne ha viste tante. Quanto è più semplice amministrare un paese con una giunta e una maggioranza monocolore? Prima, diciamo, diveniva più facile, perché comunque le giunte, e parlo di quelle politiche soprattutto, uscivano dalle sezioni, no? Perciò uscivano anche, è vero che lo scontro era aspro, però si usciva con delle idee chiare, dove poi alla fine ti sedevi attorno a un tavolo e le cose si facevano senza stare lì a... Oggi è cambiato tutto, il fatto che manchi proprio la scuola politica, e molti e molte degli amministratrici o amministratori che poi vengono eletti vengono catapultati in una realtà che è completamente diversa da quella che pensavano. Se tu hai a che fare con una classe politica forgiata, è facile quadrare il cerchio. Quando tu invece ti ritrovi a dover amministrare con tante persone bravissime, per carità, che però non sanno neanche cos'è la parola politica, allora le cose rallentano. Rallentano, allora diventiamo noi i burocrati più grandi, no? Il suo comune è stato è salito agli onori della cronaca per essere diventato il primo a aver portato in aula e licenziare la zona franca. Perché ha deciso di seguire questa strada e cosa questo può dare alla sua terra? Allora, il discorso sulla zona franca è almeno per me è un discorso vecchio. Un discorso vecchio nel senso che già nel 2012, allora, tutti gli atti che sono approdati in consiglio li ho portati io. Perciò li ho portati i primi due, 2012 e 2013, li ho portati, ecco, due delibere che ho portato in consiglio che chiedevano un po' le stesse cose che chiediamo oggi, li ho portati da assessore. L'ultima, che è stato l'indirizzo proprio per l'attuazione della zona franca, l'ho portato come sindaco. L'abbiamo fatto e l'ho fatto una consapevolezza che quando si scrivono le norme e nessuno le mette in discussione, allora io credo che le strade siano due: o chi le ha proposte ha il coraggio di fare un passo indietro dicendo che ha sbagliato, lo dice al popolo sardo, infatti vi ho preso per il culo per tanti anni, perdonateci. Se no io dico che se quegli atti valgono, sono legge, sono decreti approvati a tutti gli effetti, a quei decreti bisogna dare gambe. Allora, siccome io sono convinto che nessuno, insomma, guarderebbe bene chiunque ad andare a dire che quello che ha approvato è sbagliato, perché è giusto, allora io dico che chi fino ad oggi ha dato seguito a questo lungo percorso, no? Perciò anche dal governatore Capellacci al governatore Pignan, che ha adottato l'ultima delibera, zona franca nel porto di Olbia, ha chiesto anche quello, cioè le delibere, come l'ha chiesta per l'attivazione della zona franca nella zona di Porto Vesme, collegata a Sant'Antioco, quant'altro, proprio per effetto del fatto che poi le norme sono cambiate. Allora io credo che bisogna ricordare alla politica che il pezzo che ha fatto non basta e non basta più. Però non dobbiamo neanche aspettare che la politica si ricordi che esiste Domus Novas, che esiste Musei, che esiste Vina Massaggia, che la Lumina è chiusa, che l'Alcoa è chiusa, che 30.000 persone nel giro di 10 anni hanno perso il posto di lavoro. Loro lo sanno, ma io li devo ricordare. Io devo ricordare a questi signori, con tanto di rispetto, perché quello mi rimane a me, cioè protestare in modo democratico, ricordare a questi signori che la legge va applicata, perciò bisogna dare continuità a quello che è stato fatto. Per me la zona franca significa, l'ho detto anche in consiglio comunale, significa un po' un nuovo piano di rinascita, una nuova opportunità per la Sardegna, che secondo me oggi la Sardegna non è un'altra opportunità. Noi abbiamo quella che ci è stata riconosciuta da un decreto legislativo, che è il 75 del 98, che stabilisce quelle che poi sono i porti franchi, chiamiamoli così, però per effetto della norma i porti franchi non esistono più, oggi si parla di zona franca. Però anche lì possiamo dire che anche se fosse così, però siccome poi i porti franchi vanno ricollegati a tutto il territorio che è circoscritto, perciò noi siamo a pieno titolo
dell'area portuale di Portovesme, che è riconosciuto Portofranco. Allora io dico che insomma, dobbiamo andare a prenderci questi diritti, perché sono convinto che creerebbero molta economia e creerebbero molti posti di lavoro. Se noi continuiamo a piangerci addosso pensando che qualcuno risolva i nostri problemi, non abbiamo capito niente. In termini assoluti, crede nella zona franca integrale, ossia quella che riserva le franchigie fiscali a tutti i residenti della Sardegna, oppure ritiene che siano migliori le zone franche speciali teorizzate dal PD? Allora, io dico questo, è una materia complessa, perciò bisogna essere tecnici, professionisti, qualificati. Io voglio rimanere nelle mie vesti, non sono un tecnico, perciò voglio rimanere Massimo Ventura. Per quello che ho studiato, penso che una soluzione potrebbe essere quella di andare per gradi. Perciò, se è vero come è vero che tecnicamente si potrebbero adottare atti che comunque assomigliano molto alla Val d'Aosta, che comunque ci danno dei benefici, perciò una zona franca al consumo, dove poi il pacchetto di sigarette lo paghi 1,50 euro, la benzina la paghi il 60% in meno e quant'altro, capiamo che strada dobbiamo prendere. Io però dico una cosa, oggi la norma ci consente, scritta, ci consente di avere i porti franchi, che indirettamente danno una grande boccata d'ossigeno anche ai paesi limitrofi. Io dico che si può andare per gradi, perciò penso che sicuramente bisogna creare tutte le condizioni e spingere perché si attivino le zone franche all'interno dei porti. Quello già sarebbe, secondo me, un grosso passo in avanti. Da bambino cosa sognava di fare? Il calciatore. Quanto la politica ha tolto alla sua vita familiare e quanto la sua famiglia ha dato alla politica? Ha tolto tutto. Ha tolto tutto perché, allora, se tu oggi ti metti a far politica, almeno io parlo per me, io tutte le cose che faccio non mi risparmio. Allora, fare politica oggi non è facile, è molto difficile e io penso che sia anche un po', se non ce l'hai nel sangue, e non so neanche da dove, chi me l'ha trasmesso, è un po' dai coscienti oggi, è meglio starsene a casa, andare a pesca, a cercare i funghi. La famiglia cerca di starti vicino per quello che può. Cosa vuol dire da amministratore di un paese come Domus Novas essere un uomo in prima linea? Riportato a quello che dicevo prima, è una bella responsabilità con i tempi che corrono. Una responsabilità perché tutti si aspettano da te anche quello che oggi è un po' impossibile.